E qui oggi non si invoca un sussidio o un reddito, qui si rivendica il diritto al lavoro. Non è così accettato, ma anche nel nostro caso specifico
fiscale potente, anche se per una ipotesi alzerasse il livello fiscale contributivo, in Italia il costo della luce sarebbe a 20 euro, cioè comunque il doppio del costo del lavoro in Polonia. Quello della concorrenza a ribasso sul costo del lavoro è dunque un problema che al momento colpisce direttamente le lavoratrici e i lavoratori in Italia, ma è chiaramente un problema di ordine generale che ha già fatto danno e che farà tanto in futuro ad altre decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, non solo in Italia, ma anche in Francia e in generale nei paesi della vecchia cintura industriale europea. Ed è un problema che riguarda persino gli stessi polacchi. Basti notare che in Polonia il costo orario del lavoro è a sua volta all'incirca il doppio rispetto a Romania e Bulgaria. E non a caso negli ultimi anni proprio Romania e Bulgaria stanno attirando investimenti diretti esteri che precedentemente erano destinati in Polonia. E allora, tutto questo per ricordare questo, per ricordare il punto essenziale. Il punto è che se le vertenze non diventano occasione di unificazione del lavoro tra i diversi stabilimenti, tra i diversi comparti e anche tra le diverse nazioni, se cioè, perdonate l'espressione vecchia ma non desueta, se cioè la lotta di classe non si struttura come lotta generale contro il comando militare, ebbene allora diventa solo lotta interna da classe lavoratrice, tra lavoratori e lavoratori. Thank you.
punto è che però se si osservano alcune attività all'interno del problema, si comprende che sono queste le condizioni minime affinché le trattative abbiano delle possibilità di andare in porto con le grandi internazionali. Sono questi gli strumenti di una degna politica delle ristrutturazioni industriali. E naturalmente qui stiamo indicando un livello alto di conflitto e non si può pretendere che Napoli da sola regga una dialettica di questa puntata, ma qui mi sembra che la coscienza sociale e politica delle dimensioni generali del problema è sempre, e da qui forse da Napoli può partire un segnale di lotta di classe alta, razionale, moderna, nel segno della Costituzione della Repubblica fondata sul lavoro. Grazie.